Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo e nuovissimo video. Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a fare dei piccoli interventi su questa bellissima Matrix che fra un po' vi farò vedere, ma tanto chi mi segue conosce già questa macchina, perché in marcia presenta dei problemi, dei rumori, anche quando prendiamo delle buche, sollecitazioni, ci sono questi rumori fastidiosi e sono dovuti, uno in primis, al supporto motore, eccolo qui, adesso lo scarto e ve lo faccio vedere, ma sono dovuti anche alle testine di sterzo che tra un'oretta mi arriveranno, insieme anche alle biellette, tutti i componenti che portano a questi rumori fastidiosi. Ma andiamo in primis a vedere il supporto motore, che è questo qui, e andiamo a vedere come si sostituisce. Quindi, come prima cosa, andiamo a sollevare la nostra Matrix con Autolift 3000. Cavalletti sotto ai lati destra e sinistra e possiamo andare ad infilarci sotto. Allora, amici, il supporto motore che mi hanno spedito non è questo, che comunque va sostituito perché, come vedete, guardate, è proprio staccato, c'è la gomma che va a giro, ma è un altro supporto, questo qua, che comunque dovevo sostituire. E qui adesso ve lo faccio vedere meglio con l'endoscopio. Vado a inserirlo qui, c'è anche la lucina davanti e vi faccio vedere in che stato è il supporto motore. Vedete? Tutte queste crepe? Anche questo è rotto, sciupato, rovinato. Quindi andrà sostituito anche questo. Adesso vediamo se è semplice toglierlo perché c'è un perno qui, eccolo. Vedete, un po' messo in una posizione un po' scomoda. È centrale, però comunque ci si entra un po' male la chiave. Una volta tolto questo, possiamo poi andare a togliere i dadi qui di sotto. Questi qua, vedete? Due l'ho già tolti, erano con la staffa. Bussolotto da 14, sono andato a mettere la leva lunga e andiamo ad allentare. Questo è il perno centrale e lì c'è il nostro supporto. Una volta tolto quello, basterà andare a svitare i perni che vanno qui sopra, che poi sono sotto, eccoli qua, uno e due. Allora, amici, sono andato a mettere uno snodo con il bussolotto e ho fatto passare la pistola qui. Quindi forse riusciremo a togliere il perno. Sto provando di tutto e di più, amici, anche con la pistola pneumatica. Sto cercando di togliere questo maledetto perno, ma è un'impresa. Non è per niente facile, anche perché il perno è duro arrabbiato, è 20 anni che è fermo lì. Amici, potete dire che vi pare della Valix, ma con un colpo ci sono riuscito e siamo a buon punto. Adesso con il clicchetto piccolo vado ad allentare questo maledetto perno. Eccolo qua. Il dado l'avevo già tolto, questo qui lo rimettiamo qua per non perderlo. Adesso andiamo a svitare questi perni, vediamo se viene via tutto il supporto. Allora, amici, ho tolto la ruota anteriore sinistra perché questa maledetta staffa dove c'è il supporto motore ha tre perni, cioè la staffa con i perni. Questo è un altro perno, adesso vediamo se riesco ad allentarlo. Da qui che ho più spazio. Ecco, fatto, tolto l'ultimo perno. Amici, non potete capire che ammattimento è. Che mi è finito ora. Ora bisogna far uscire tutto fuori. Non lo farò mai più un lavoro del genere. Ora picchia la maledetta. Mi poteva essere tutto semplice. Ecco fatto. Che fatica! 1, 2, 3 perni fermati in qua verso il motore e qui c'è il nostro supporto motore. E adesso andremo a togliere questa, l'ho tolta da qui, la tengo qui appoggiata. Speriamo sia uguale a quello che è arrivato perché se no non si è fatto niente. Vediamo se riesco a toglierlo dalla ruota. Mamma mia, che impresa! Che impresa, ragazzi! Uff!
Ed ecco qua, amici, il supporto motore. Possiamo vedere che è uguale. Qui c'è questa gommina e potete vedere che qui all'interno è tutto sciupato. Vedete? C'è tutta la gomma sciupata, si muove tutto. C'è le crepe. Non è completamente rotto, però iniziava ad essere abbastanza vecchio. Comunque uguale al ricambio che ci hanno mandato, quindi meno male. Altrimenti avremmo fatto fatica per niente. Perfetto. Adesso non ci resta che montarlo. Adesso, amici, vado a fare tutto a ritroso, quindi ho già reinserito il supporto motore. Devo fermare qui la staffa, quindi far combaciare fuori con il motore. Il supporto è già qui all'interno, vedete? Una volta fatto combaciare i perni con il motore, dopo avvicinerò tutto il motore in questo modo, perché il motore comunque si muove, vedete? E andrò a mettere il perno centrale nel supporto motore. Naturalmente lo fermo già da ora con qualche vite sul porto, almeno non si muove. Amici, questa qui è la staffettina che va fermata al motore. E poi qui c'è il supporto. Bisogna spostare il motore a mano e far centrare qui, che non è semplice, mettere il perno centrale. Una volta fatto ciò, che abbiamo messo il perno centrale, siamo già a buon punto. Io questo qui sono andato già a fermarlo al momento. Adesso metto la staffettina, vado a fermare la staffettina con i tre perni, che sono quelli più difficoltosi, e vediamo un po'. Adesso, amici, per centrare al meglio con il perno lì il supporto motore, vedete, non riesco a centrarlo. Per centrarlo meglio dovrò alzare il motore e ho pensato di mettere il nostro crick pneumatico. Vado ad alzare qui la levetta e alziamo un po' il motore. Eccoci qua, amici, giunti a fine di questo video. Lavoro abbastanza semplice, un po' rognoso perché ci sono perni nascosti dappertutto, bisogna lavorare dalla ruota, poi da sotto, poi da sopra, e insomma avete visto, non è stata una passeggiata, però alla fine sono tre perni, quindi il lavoro è veramente semplice. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link del ricambio e qualsiasi dubbio o perplessità potete scrivermela qui sotto nei commenti, io sono pronto a rispondervi. Per chi non fosse ancora iscritto, qui sotto c'è il tasto iscriviti, cliccateci, attivate la campanellina, solo in questo modo sarete sempre aggiornati sui miei nuovi prossimi video che usciranno nel weekend alle ore 18. Lasciate sempre un bel like se il video vi è piaciuto, e niente, stanno uscendo via via diversi video sulla Matrix, come da vostra richiesta. Non pensavo ci fossero così tanti appassionati di questa macchina, e giunti a fine video non mi resta che salutarvi con il fischio. Quindi noi, amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.